Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua per su oggi vi picchio in culo a tutti, ma selvaggiamente, ma proprio selvaggiamente. Sto scherzando. Oggi sono qui su Black Ops 2 e sono qua per farvi vedere le mappe nuove. Questa si chiama Dig. Dig, uccisione confermata. Io questa partita qua la sto facendo tipo privata con i bot perché purtroppo non riesco a giocarla nelle partite, quelle delle mappe nuove, perché la modalità è non veterano e io non riesco a giocare a non veterano e a veterano, cioè, non si riesce a giocare queste mappe perché la gente vota tutte le mappe vecchie. Comunque, non siamo qui per parlare di questo, ma siamo qua per vedere le mappe nuove. Qual è il cazzo, bot? E niente. Questa è una delle mappe nuove, vediamola da lontano. Sembra tipo un sito archeologico. Anzi, sembra più che un sito archeologico, sembra tipo un una merda. Camperarsi ovunque. Minchia, faccia il cazzo sti bot però. Vabbè, non me ne frega un cazzo, ma fammi comprare. Ah, vabbè, modalità veterano, devo aspettare, devo attendere. Sì, ho messo anche qua con i bot, modalità veterano. Questa mappa qua mi ricorda una mappa di un altro Call of Duty, War at War. C'era una mappa simile che è tipo rialzata così, non mi ricordo il nome della mappa, però era simile, che potevi salire sopra questi, cioè c'erano delle rovine, la gente stava sempre camperata in alto come quello. Quel bot infatti l'hanno preso da quella mappa e l'hanno portato su questa insieme, cioè l'ha preso, vieni che tu testa di cazzo di un bot. Ma quell'altro mi spara 80 km, era già morto, perfetto, ho fatto fuori un caricatore per nulla. Boh, nonostante tutto siano bot, mi stanno spaccando il culo. Vabbè, ho messo i bot esperti, cioè non è che posso giocare con bot del cazzo. Ma comunque sia, questa qua è una mappa che, cioè, vedete, anche i bot ti dicono devi andare dal lato, devi andare dal lato, che dal lato tutto dovetto. La mappa non è malvagia, eh. Io già ho visto qualcosina delle altre, sono parecchio camperose, camperose, molto imboscose come mappe, cioè sono dispersive, cioè camperose di brutto. Infatti non so se si stanno preparando per Ghost, se anche Ghost sarà così, apri di cielo perché cioè adesso devo stare buono, sto cercando di evitare di tirare giù qualche bestemmione, però cioè, mamma mia, brutta roba ste mappe. Cioè, a esteticamente, cioè, vederle, minchia, belle ste mappe, belle. Bella merda sta morte, bella, bella merda. Però, cioè, tatticamente sono ottime, se vuoi vedere. Tatticamente sono mappe ottime perché uno se gioca in maniera tattica si può nascondere, può uscire fuori, usare tutte le coperture possibili e immaginarie. Se uno gioca come me, vai e spara, cioè sono mappe nel culo perché la gente sta dietro tutti gli alberi. Infatti molti criticano COD, ma COD, cioè, non è un gioco da vai a cazzo e spara. Il COD è un gioco molto, deve essere giocato in maniera molto tattica.
Molti dicono che sia un camper. Il camper, no, il camper no, perché il camper è il classico, il camper è quello che sta in un angolo. Quando muore, rinasce e si ferma col tuo corpo. Invece il tattico è quello che si muove pian piano nella mappa, ma è sempre in movimento, però si muove. Beh ragazzi, con questo è tutto, questa era la mappa di merda Dig. Spero che il video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto non ci posso fare un cazzo. Sto cercando di migliorare, pian piano ce la farò. Con questo è tutto, ciao ragazzuoli.